grazie. No, però scusa, no, vi ringrazio, troppo buoni. Ma dico, no, perché ho sentito da dietro la sigla che partiva, però io, cioè, mi immaginavo, perché io ti ho visto l'altra sera, cantavi con Neck. Sì. Cioè, ma gli davi proprio... Dovevo cantare io per... No, ma va bene, ma potresti fare anche un pezzo qua per me. Porta bene per il film. Dai, rimettete la musica. Anzi, suona da conto. La cantiamo insieme, però. No, io no, perché ho tutti i dolori, però mi piaceva. No, perché gli davi proprio di anche proprio così. Ciondolavi a questa maniera. No, l'ho visto io. Ma lei c'è. Ma lui se... Scusa, lui se lo guardi solo la faccia è uguale a John Travolta. Ma infatti... Però qui ci deve essere le papere del qua. Sembra una parrucca, bello, no? Basta, non dico più niente, chiedo scusa, sono molto agitato perché, sai... No, io sono molto felice, onorata, perché tu, mentre da Matteo conto. Garrone è a Los Angeles con i protagonisti del film, tu hai scelto di stare qui con me. Sì, infatti non sono andato a Los Angeles perché mi hai chiamato te, io se mi chiama la Fialdini, scusa. Ma... No, tra l'altro posso dire, è la seconda volta che tu mi inviti. Non è che ti sei innamorata. Ma ti dirò. No, allora, scusa, allora, tutto nella vita può accadere. Cioè, se accade che ci sono io qui, sulla Rai, cioè, per un film candidato all'Oscar, cioè, sarà il colmo. Cioè, no, aspetta. Voglio dire. Cioè, io 4 o 5 anni fa, io non mi voleva più nessuno mi chiamava, ma ora non voglio fare il piagnisteo. Cioè, se dovevo andare in Rai, l'unico programma che poteva andare era Un giorno in pretura, diciamo le cose come stanno. E questo serve anche per tutti coloro che ci ascoltano e ci guardano. Non disperate mai quando siete in momenti difficili, sento mi viene bene, perché tutto nella vita può accadere e uno si può rialzare. E adesso sono qua, fiero di essere qua e di aver lavorato con Garrone, che ha fatto questo film favoloso, e ci ho pure fatto una scommessina. Quindi ah, stasera... Sì? No, una cosina. Sì, questo quindi... è il tuo giro di ruota. No, perché comunque sappiate, lo voglio dire tutta, sappiate che il film nella cinquina è il più bello, solo che non vincerà, forse perché vinceranno gli ebrei e che quelli vincano sempre. C'è un altro film in gara molto gelo, bello, è La zona di interesse. Sono tanti. Tu l'hai visti gli altri film in gara? Ah, tu, non ho visto neanche io Capitano, io non ho visto. No, un momento, adesso aspetta. Si dice che tu sia l'amuleto di Garrone. Tu hai invece dei riti scaramantici in vista della serata? No, ora io scherzo, guarda, allora, per me intanto penso che sarà, cioè io alle 9:30, 10 già col catetere, il pappagallo vado a letto, insomma, e sono anziano, non ce la farò mai. No, però è bello perché io col mio bambino, non voglio parlare di Lucio perché sennò mi commuovo troppo, col mio bambino a letto mi sveglierò nella notte, accenderò e vedrò se ha vinto o no. Sì. Non ce la faccio a stare sveglio fino a quell'ora. Poi se presenta Matano, hai detto... Alberto. Alberto si chiama. Sì. No, ma ce ascolta, la no, non no, ce anzi, la farai. Io guarderò Canale 5. Invece no, noi proposito di Canale 5, scusa, ti posso dire una cosa? Oh, ma ho visto l'altro giorno la D'Urso che piangeva in televisione. Lo vedi che nella vita può succedere di tutto? C'è la D'Urso che gli hanno pianto a lei in 2 miliardi. Ora piange lei, ma poi anche con una faccia strana. Ma no, stava scherzando. No, non stava scherzando, quello vuol dire... Ciao Barbara. Io sono amico di Barbara, è simpaticissima. Però cosa vuol dire? Vi ricordate il film Truman Show? Come finisce quel film lì? Film di 20 anni fa, capolavorissimo. Finisce così, lui scopre tutto e quelli che sono lì nella vasca a guardare che dicono e ora che c'è? Cambia canale. Vuol dire che in televisione si può sparire da un momento all'altro. Ma infatti, guarda, quella è la ruota, tra un po' ci entro e la chiudo. No, ma prima voglio stare con te. Prima voglio stare con te perché questo è un film straordinario. Merita veramente che se non ne parli. Non dovevo dire queste cose. No, sento è un film veramente meraviglioso che mi rende molto orgogliosa che sia stato fatto da un regista italiano con il tuo contributo, quello di Massimo Gaudioso, di Andrea Tagliaferri, gli altri sceneggiatori, che ha richiesto tanti anni di lavorazione, che vi ha portato anche sul posto. Prima vediamo una clip, così aiutiamo il pubblico a casa, quei pochi che ancora non l'hanno visto, a entrare nel clima giusto.
Già da questa scena, chi non avesse visto il film comunque può cominciare a medesimarsi, a soffrire col protagonista e anche a commuoversi. Questo è un film che commuove moltissimo, no, però, se si ha un po' di empatia. No, però non volevo disturbare. Ma ti sei un po' arrabbiata perché ho parlato male di lui? Di che hai parlato male? Del presentatore... Ah, perché hai parlato male di lui? No, non me ne sono però accorto. Sento un po' di gelo. No, assolutamente. No, io scherzavo. Perché ce l'hai con Alberto? Piace tanti... Ah, ecco, Alberto. No, ma scherzavo prima quando ho detto... Vabbè, no, ho sentito un po' di gelo. Vabbè, dai, tanto casomai la tagli questa che ho detto. No, vabbè, Alberto Matano è bravissimo. È in diretta. E stasera seguirà la notte degli Oscar. Sì, però mi raccomando, tutti su Rai 1, non tanto per la notte degli Oscar, ma proprio per Matano, che è un capolavoro. Va bene? Va bene. Così tu tagli il pezzetto di prima e ci metti tu. Un applauso a Matano, anzi come fa lui, un grosso abbraccio a Matano. No, perché lui io lo seguo sempre. E lui manda... Lo seguo sempre. Lui c'è uno, dice, ma a me ora non so se si può dire. Mi hanno... Cioè lui siccome fa, si occupa anche di cronaca nera. Parliamo cose... del film. No, ma un attimo, vabbè, non dico niente di... No, dice sempre, io qui mi hanno... Vabbè, alleggerisco. Mi hanno rubato un casa, a me mi hanno accusato la nonna, la zia. E lui manda... Ti manda un grosso abbraccio, manda sempre grossi abbracci. Quindi deve essere uno molto affettuoso. Comunque, non so, interessa solo a me questa cosa. Veramente solo lo dicevo. Un applauso a Alberto Matano e andiamo avanti. Chiedo scusa. Fammi dire una cosa. Io lo conosco, Alberto è un amico. Crede nelle cose che dice. Certo, ma anch'io ci credo. Infatti dico, bravo. Sì, sì. E senz'altro voi, torno alla storia. Vogliamo fare... Io vado via. Perché? Perché ormai dopo Matano non si può più parlare. Ma io come no? Puoi fare tutto. Puoi fare tutto. Male, non vuoi parlare non del film? Non ce la faccio più. No? Ma perché? Vabbè. Ho detto di Matano, perché? Perché non lo dovevo dire di Matano? Perché? Allora, fammi entrare dentro il cespuglio. Fammi nascondere. Ah. Fammi mettere qui. Mettimi un attimo lì. Guarda, come sto? Sì. Bellino. Ma bello. Oramai non ce la può più io a parlare, Che mi è cascato? Il catetere, che mi è cascato? Senti, io cascherò. Chiedo scusa. Parliamo di cinema. Anzi, voglio dire la verità. La colpa è di Pieraccioni, perché è stato lui a dirmi. Vai lì e di Matano. Solo che mi ha detto una battuta, io non l'ho capita, non mi ricordo allora, niente. Allora, facciamo una Sono cosa. Anziano. Andiamo in pubblicità e ricominciamo da capo. Il pezzo precedente non è mai andato in onda, va bene? Va bene. Facciamo Chiedo così. Scusa. Pubblicità. Bene. Ceccherini, e dato che ci sono ancora. Il titolo è A ruota libera, si va a ruota libera. Sì, sì, va bene. No, però scusa, ecco, ora non voglio perché sennò veramente sembro sto disturbando un po' troppo, però mi è caduto l'occhio qua dietro, scusa Vai. Un attimo, su che questa gentil signora che siccome io seguo questo programma e tutti i sabati lo guardo... Grazie per il sabato. Perché? Ah, ma di domenica? Ah, chiedo scusa. No, ma so io che c'ho il fuso orario. Anche stando a casa a letto c'ho il fuso orario. Non si sa come capita, mai. Capita. Questa... No, stai attento, non t'alzare, stai calma, perché io sono arrabbiato con te. Sei alto. Io vedo tutte le puntate e quando c'era un mio amico qua, tu hai fatto una cosina con lui... Hai fatto, poi ora prima sei venuta da me e mi hai detto anche a me, allora sei falsetta. Non sono. No. Allora, come si chiama l'amico mio? Prima come mi hai detto? Ridillo. Biagio? No, ma no Biagio Antonacci, ma cioè, tu mi hai detto... Che prima tu mi hai detto, ho detto l'amico mio. Io Biagio Antonacci non lo conosco. Aspetta, no, aspetta. Quanto dura il programma? Ma poi scusa, ma Domenica Inn dura troppo? Accorciate Domenica Inn, allunga te. Infatti. Che largo ai giovani, basta la D'Urso, bene, via, la Venier, tutti a casa. E, e è poi una no. Così. Scusa, se la Venier, ascolta, se la Venier l'accorci, la levi. No. Dopo la Venier viene ospite da te a piangere come la D'Urso. Ma Mara è amatissima. Poi anche te quando invecchierai vai a piangere dal figlio di Matano. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Tu, il mio amico come si chiama?
Pietraccioni. Pietraccioni? Sì. Ma fammi dare una sniffata di lacca. Ah, salutiamolo. Ciao. Di che ami solo lui, però. Amo solo lui, ma voglio bene pure a te. Vabbè. Lei è innamorata di te. Vabbè, una frase. Sei simpatico. Grazie. Sei molto simpatico. Ti ringrazio. Specialmente col tuo cagnolino. Sì, il mio cagnolino, sì. Mara, noi scherziamo. Vado, vuoi venire? Vuoi venire? Me lo dai, Clara, mi servirebbe un attimo, perché questo signore qua è geniale. Con la sua visione. No, comunque anche Mara Venier, scherzo io. No, diglielo te. Mara, no, ma lo sa. Ma Mara, ragazzi, cioè, scusa, Mara, posso dire una cosa di Mara Venier? Sì, tanto cioè, io è finita, che penso col cuore. No, 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 lo dico. No, Mara, cioè, lo saprete tutti, è nonna. Sì. Cioè, c'ha i nipoti. Sì. Cioè, ma io... Cioè, io quando ero bambino, cioè, anche con i miei amici piccoli, io non ho mai visto un bambino, cioè, uno della mia età, quando ero bambino, mi sto cerpicando, non so che cosa sto dicendo. Ma infatti cioè, mi preoccupa. Un bambino che ha una nonna come Mara Venier. No, mi sto frenando. No, perché, cioè, dice ma guarda, è arrivata nonna. Con la musica di 9 settimane e mezzo. Ma è una nonna simpaticissima. È una nonna lei simpaticissima porta... e bellissima. Però ha fatto il suo corso. Leviamola e allargo ai giovani. Ma non esiste proprio. Si fa come a Canale proprio. 5. Hai visto la D'Urso? Via, ciao. Ma Mara sta benissimo dove sta. Gli voglio i giovani. Fa un grandissimo successo. Per esempio, la signora 20 anni fa presentava un programma, vero? Ecco, ora è lì ospite. Senti, dato che poi dopo io verrò a scrivere film con te, porto il caffè sul set perché questo lavoro sicuro... Sì, però se vieni a scrivere un film con me, non vieni me lo in clinica più con da me, fare. Io sto in clinica. Va bene, mi racconti una cosa, a cui tengo, forse è quella a cui tengo di più. Chiudendo, questo... devo mandare via. No, puoi stare quanto vuoi. No, perché lo so, esagerato. Questo film, te sei stato in Marocco, in Senegal, in Libia, siete andati a fare un viaggio. No, Libia non c'è. Non ci sei andato Libia in Libia? È stato girato in Marocco. Ok. Perché se si andava in Libia non si tornava. Pensavo avesse avuto... Vedi, no, è talmente credibile. Il carcere della Libia è tutto ricostruito in Marocco. Ok. Cosa hai imparato da quell'esperienza? Come l'hai... vabbè, ma questa è una cosa domanda... Cosa ti ha segnato di quell'esperienza? Lo so, ma come faccio a rispondere rapido? Insomma, è stato un... Che è questa musica? Questo è proprio il protagonista. Ah, no, è Seydou Sarr che canta. Ah, sì, sì. Ah, no, non avevo visto il video. No, vabbè, per me è stata un'esperienza tutto, sin dall'inizio. Perché avendo avuto l'onore insomma di scrivere con Matteo questo film, noi abbiamo scritto il film sentendo molte storie di molti ragazzi e quindi insomma di là del film noi passavamo giornate intere con questi ragazzi che cioè, ti si apre dei mondi, delle, perché comunque cioè, io perlomeno nella mia ignoranza ero sempre abituato o li vedevamo con i telegiornali sbarcare, purtroppo morire, ma mai... Cioè, li vedi, cioè è difficile vederli parlare, raccontare le loro storie. Quindi diciamo che già quello, perché diciamo, abbiamo messo un annetto per scrivere tutto il film. Cioè, poi sono rimasto amico con molti e poi per non farmi mancare niente sono andato pure a seguire le riprese, quindi io in Africa non c'ero mai stato e quindi Marocco. È un mondo incredibile quello lì. Certo, anche scegliere le storie non è semplice perché credo siano tutte molto interessanti, invece ne avete messe insieme tante proprio per questo. Cioè, bravo a prendere un po' da una, un po' dall'altra. Allora, come si fa a recitare così bene? Ci stiamo incupendo un po'. No, perché io vorrei veramente che uscisse fuori la vostra bravura. Poi cambiamo argomento, andiamo a parlare di... Poi si smetterà anche. No, ma sai cosa? Vogliamo fare un applauso a Mustapha Fall? Sì. A Seydou Sarr, che sono seduti accanto a Matteo Garrone questa sera, direttamente dalla loro terra a Los Angeles, per aver vissuto un'esperienza così e possono essere orgogliosi del grande lavoro che hanno fatto. Peraltro recitano in maniera magistrale questi ragazzi, sono bravissimi. E Seydou ha vinto anche il premio Marcello Mastroianni a Venezia. Te, la passione per il cinema, ti nasce all'Universale di Firenze? Chi te l'ha detto? Cosa andavi a vedere? Allora, io stavo risposto bene. Chi te l'ha detto? Te l'ho detto io prima. No, vabbè, ora nasce... Ma queste sono risposte. Io, siccome io vivo in una montagna da solo con il mio bambino, vabbè, lo sai, cioè, io non parlo mai, quindi si attacca a parlare, cioè, veramente la venire... No, chi c'è dopo di te? No, c'è Marco Liorni con l'Eredità. Allora se c'è Marco Liorni, no, ma chi se ne frega, ma dai. Allora chiacchieriamo, no, scherzo, saluto Marco Liorni. Io vorrei fare una scena con Marco Liorni, Matano e la signora. Per vedere un po'... Invece c'è una scena che mettiamo ti voglio ricordare. Mettiamo su un nuovo palinsesto, sì?
te, sì. Pieraccioni, Alberto Sordi. Me la mandi quella fotografia, Elisabetta? Ah. Eccola lì, guardate che bella fotografia. Quello... Si è realizzato un sogno lì per te. Quello è uno dei regali, che poi eravamo, io vedi, eravamo insomma giovani, è uno dei più grossi regali che mi ha fatto Leonardo, perché io stavo ancora a Scandicci, avevamo fatto il film, sì, però io insomma... Lui mi telefona, la posso dire? Sì, certo. No, non so, tanto, vai. Ma è già finito il programma? No, no. Ah. No, vabbè, mi telefona perché il film era il ciclone, era piaciuto a Alberto Sordi, quindi aveva chiamato Leonardo, e Leonardo mi chiama e mi dice: vuoi venire a cena Alberto Sordi? C'hai quelle scene comiche dove, ma vuoi venire qua? Riattacca, e ero già lì, praticamente. Ta! Presi subito il treno, e vabbè, è stata una cosa, perché insomma... Non trovo neanche le parole, ti dico solo che poi io chiaramente timidissimo, vedi anche lì come sto, sono stato quasi tutta la cena così. Ma gli hai parlato? Sei riuscito a dirgli qualcosa? Ma sì, qualcosa sì, ma a parte che ogni volta che io guardavo Alberto Sordi a tavola proprio di fronte a me, mi arrivava delle vampate, cioè capito, c'aveva un'energia, non so come spiegare, poi chiaramente, cioè, perché Alberto Sordi non è che è un attore, Alberto Sordi è proprio il cinema totale, cioè in assoluto, proprio riempie tutto. Se tu vai a vedere un film di Alberto Sordi al cinema, tu vedi solo la faccia sua. Quindi non solo lui, ci sono anche altri, però insomma lui è una roba... E avercelo proprio a tavola così, che poi mi riducchiava anche. Non so se si capisce. Cioè, Cosa vuol dire? Mi ridevo due o tre volte, cioè indimenticabile. Poi ti dico l'ultima. Fine cena, e ora non mi ricordo il ristorante, ma il padrone del ristorante... Dice, facciamo una foto, che la voleva lui per il suo ristorante, perché invece in quello sì. Ristorante ci sono tante foto. E sicché questa foto si fa a tutti, quindi anche un po' a cascare proprio accanto a Alberto Sordi. Fatta la foto, si esce e Alberto Sordi, vedi, poi c'erano amici sua, che ora non mi ricordo chi erano, comunque i suoi collaboratori, ci dissero, oh, volete un passaggio per tornare a casa? No, no, ma si prende un taxi. Ma no, ma vi si porta. Era tardi. Ma no, ma si rimane, si pide un taxi. No, no. Quasi si stava litigando. Non si può rimanere, si può rimanere. Via, allora ciao, vanno via, Alberto Sordi va via. E noi subito dentro il ristorante a pigliare quello del ristorante. Dacci la foto. Che scherzi, che poi ha preso Pieraccioni. Questi sono i momenti di svolta della vita, però quando vabbè, è che tu svolta, puoi aver no, detto... Io ringrazio, vabbè, non voglio fare sempre quello che ringrazio, però c'ho da ringraziare parecchio, anche per, a parte le disgrazie mie, ma per io ho fatto degli incontri, io ho fatto un film con Monicelli, cioè son goduri, cioè, al di là del film ero un ragazzo, però ho goduto, sono stato a cena per tutto. Non tutte le sere, ma tante sere con Monicelli, allora, che era esperto, un altro favoloso. Da esperto di film quale sei? No, sono esperto di Matano. Io mi ero preparato su Matano. No, scherzo. Dico stasera, così perché allora ti faccio gli auguri per la serata di stasera. Eh certo, ma noi la guarderemo perché siamo in ansia. Stiamo lì a sperare, a tifare per Matteo Garrone. C'è l'altro ospite. Te ne vuoi andare? Io tornerei in clinica, sì. Allora, senti, un'ultima... Buon pettinarmi. L'ultima domanda. Oddio, eccoci. La punizione, se dovesse accadere, sì. Che vince l'Oscar il film. Se no, dovesse accadere, il film lo vince, l'Oscar lo vince sicuramente. A chi lo dedichi? A chi lo dedico? A chi lo devo dedicare? Cioè, intanto l'Oscar lo vince Matteo Garrone col suo film. Io ci ho lavorato, anche se non lo vince, resta comunque un film bellissimo. Siamo tutti felici. Però se dovesse vincere l'Oscar, lo dedico a Pieraccioni. A Pieraccioni? Sì, a Pieraccioni. E un po' da conto. No, stavo partendo di bocca io, eh. Senti. Vado via, chiedo scusa alla Rai. Aspetta. Questa è l'ultima volta che vengo in televisione. No. No, io basta, non ce la può più perché mi sta... Dopo dico cose che non devo dire, poi soffro. Senti, io non posso farti complimenti perché a te i complimenti non ti garbano. Sei troppo magra. Ecco. Devi fare programmi più lunghi. Via, allargare il programma, deve durare due ore e mezza. Il programma... Mara, ciao! No, volevo dire! Ed è come saluta. Quello. Liorni, vai proprio a casa. Ecco, mandiamo un cuore a Mara, mandiamo un cuore a Matano e mandiamo un cuore a Liorni. Sì. A qualcun altro? Ma io non ho capito. Vabbè, chiedo scusa. Noi abbiamo capito. A stasera, mi raccomando. Seguite la notte degli Oscar, Massimo Ceccherini. Sì.